la ricerca prodotta sul territorio, il collegamento col mondo dell'impresa, l'attività, abbiamo un ufficio costituito nel 95 dedicato alle stage, allora, tant'è che oggi il nostro ufficio stage è internet, cioè abbiamo un matching automatico su internet tra le imprese e i giovani che cercano lo stage. E quindi creando questa vicinanza, il giovane trova collocamento facilmente, trova, e questo è un altro aspetto, poi nell'impresa, gli elementi di ricostituire un rapporto con l'università, perché essendoci il centro di ricerca universitario, i problemi che poi trova in impresa si rivolge all'università per trovare la soluzione. Tant'è che oggi il Dipartimento di Vicenza, il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, senza darvi la sigla che è complicatissima, è quello che proporzionalmente fa più fatturato dell'Università di Padova, fa più fatturato, fa 2 milioni di euro di fatturato con l'impresa del territorio. Allora, il risultato finale di tutta questa operazione, abbiamo collegato il mondo dell'impresa con il mondo dell'università, quelle che sono le pratiche migliori fatte all'estero. Allora, il risultato di questo è il successo dei nostri giovani, è il successo nel lavoro, perché un'altra cosa che l'università non fa, noi facciamo come fondazione un monitoraggio dal lato delle imprese, poi dal lato dei giovani che sono stati assunti, quindi vediamo come si sono collocati, dal lato delle imprese se sono soddisfatte della preparazione che hanno. Per cui abbiamo un intervento di continuo aggiornamento sul versante dell'insegnamento che ci permette di fare un output di altissima qualità che poi quando vanno ai colloqui vengono immediatamente scelti. Insomma, alla fine abbiamo messo alcuni concetti che sono merito al centro di tutte queste operazioni. Questo famoso merito che in Italia non vuole nessuno, noi l'abbiamo messo al centro. Allora non ci basta essere arrivati qua, adesso vogliamo fare di più. Vogliamo, in inglese, corsi di laurea in economia a Vicenza saranno in inglese. Ma voi pensate che sia semplice fare un corso di laurea in inglese, dove ce lo faccio? No, perché il diritto allo studio prevede che tu, se quello non sa l'inglese, devi dare il corso in italiano. L'università è statale. Allora abbiamo trovato anche lì, con la fantasia, il sistema per cui a Vicenza si fa in inglese, da un'altra parte si fa in italiano, che non è Vicenza, per cui i nostri quando usciranno che hanno fatto tutta la materia, che hanno appreso la materia nella lingua, soprattutto nel commercio internazionale, che è indispensabile l'inglese, e confrontati l'inglese con i tuoi interlocutori, sicuramente poi quando vanno ai colloqui di lavoro avranno più possibilità di essere assunti primo e secondo di carriera. Allora questo vuol dire merito, vuol dire sacrificio, vuol dire dedizione, e sono dei valori che purtroppo non albergano nella scuola italiana, quindi vengono cresciuti nel senso che prima o poi usciranno tutti uguali, con poco sapere, con mediocre sapere, l'indagine PISA insomma non è tenera verso l'Italia, e quindi bisogna ricostituire questo valore del merito. E aggiungo un altro valore che dobbiamo ricostituire, valore del rischio. Valore del rischio che è un altro valore che non si considera in Italia, nel senso che per eccessiva prudenza, cioè il rischio vuol dire che si possono fare anche delle cose sbagliate. Allora, per corso finale, dopo avere i laboratori di ricerca, eccetera, noi dobbiamo creare un sistema, questo ci manca, sarà dire, il progetto del futuro, di un sistema di start-up che riesca a tradurre questo sapere nuovo che si instaura in applicazioni, in prodotto, in servizi che vengono venduti. Chiaro che nelle start-up il rischio è che su 10 che fai, 9 falliscono, questo è il numero americano. Ma qui ci vuole una cultura nuova, ci vuole una cultura nuova che in queste imprese qua il posto di lavoro può saltarti dalla sera alla mattina. Cioè, non è che voglio dire il posto fisso, il posto a vita, cioè, questo è un canale in cui dobbiamo inserire un nuovo crogiolo esperienziale che non è solo la ricerca, ma è l'applicazione della ricerca, che può dare risultati positivi questa applicazione, può dare risultati negativi. Però magari quel risultato positivo ti ripaga ampiamente tutti quelli negativi che ti possono accadere. Però dobbiamo inserire questi nuovi elementi nei giovani che sono merito e rischio.
che oggi purtroppo i nostri giovani non hanno.